Nicola Lecca, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. E benvenuto, anzi bentornato qui nel Posto delle Parole per raccontare il libro di recente pubblicazione, libro intitolato Altrove, l'Europa che non ti aspetti, libro pubblicato dalla casa editrice Ares. Noi ci siamo trovati qui nel Posto delle Parole circa 2 anni fa con Nicola Lecca per il libro, il romanzo Il treno di cristallo, pubblicato dalla casa editrice Mondadori. E adesso andiamo a scoprire questa parola straordinariamente bella, già bella proprio a pronunciarla, altrove. Nicola Lecca, dove si trova? Io mi trovo a San Fruttuoso in questo momento, sono arrivato da poco. Piove, ci sono due anziani signori in kayak sotto la pioggia che felicemente stanno navigando a loro modo in questa baia, sembra un dono di Dio. Eh sì, perché la baia di San Fruttuoso è qualche cosa da vedere e senza parole, si lascia senza parole, però ci affidiamo alle sue parole, Nicola Lecca, perché le parole hanno il potere, come abbiamo scoperto anche in questo suo libro Altrove, il potere di farci vedere. E come si diceva una volta a scuola, lei ci fa vedere con parole sue questa baia, che cosa vede intorno? Ah, guardi, quello che posso dire è che ciò che mi ha sempre attratto, ciò che mi ha sempre colpito, sono i dettagli che nessuno vede, che tutti ignorano. Per esempio, proprio questa mattina è arrivato uno stralcio di una recensione uscita su Belle Europa che riguarda Altrove, e il recensore scriveva: ma cosa ci sarà mai da raccontare dall'aeroporto in Islanda di Akureyri o dalla stazione dei treni di Moson Magyarovar in Ungheria? Cosa ci sarà mai da raccontare di questi luoghi che nessuno ha mai sentito nominare? E lui invece lo fa. Lui lo fa e ci racconta il binari di una stazione quasi abbandonata in Ungheria, ci racconta a suo modo, con quell'attenzione per i dettagli umidi che poi è l'attenzione di Balzac che mi ha ispirato, no? Per gli umili, per gli inservienti, e così come ci sono gli umili che sono degni di attenzione, ci sono anche i dettagli umidi, le cose più semplici, le cose più minime, come dire, una superficie punta dalla ruggine piuttosto che l'esperienza psicosensoriale dei 10-20 tipi di verde che ci sono davanti a me adesso sotto la pioggia e l'intonaco degli edifici che sbriciola via a ogni goccia e questa aria mesta. E però in questa aria mesta due anziani che sotto la pioggia, che ormai mentre parliamo è diventata battente, si godono la loro gita in kayak senza lamentarsene. Quindi c'è questo come dire desiderio di vivere appieno in qualunque circostanza, di vivere appieno in qualunque istante, e poi c'è il fatto di condividere, che è un atto d'amore. Cioè, a cosa serve? Però non la condivisione tossica che per cui mentre ero in barca venivo qui tutti fotografavano e nessuno osservava, perché allora quella è ostentazione, è documentare a tutti i costi ogni istante. No, vivere per condividere. Se tu non vivi, come fai a condividere? Se tu non vai a fondo, tutti scattano la stessa foto, non hanno vissuto niente mentre la scattano, cosa potranno mai raccontare? Ero qui, basta. Invece la parte di contemplativa è solitudine, e dopo la solitudine c'è l'atto d'amore, che è la condivisione. A proposito di solitudine, mi scuso se compio quest'atto di vanità, Nicola Lecca, parlando di me proprio questa mattina a un orario antelucano. Mi trovavo a portare mio figlio in un aeroporto, in un piccolo aeroporto di provincia. Arriviamo lì, parcheggiamo e apparentemente c'era nessuno. Abbiamo poi scoperto che c'era un signore seduto in un angolo. E allora mi sono reso conto di questo, di questa apparente contraddizione. L'aeroporto, dove tutto è un andare, un tornare, un correre, un lanciare i messaggi di qua e di là. E invece questo aeroporto era, nella sua fissità, un posto di solitudine immensa. E la cosa bella è che nell'attesa mi sono portato altrove, perché dovevo andare a Lockenhaus, cioè l'ultimo viaggio di questo libro Altrove. E lei diceva bene, la solitudine, però
però non c'era nessuno che faceva fotografie, perché quello era un posto, virgolette, abbandonato. E chissà, e chi chissà... fotografa un aeroporto, no? Perché... Ecco. E poi bisogna avere gli occhi e lo sguardo per certi aspetti allenato. Quante cose avrebbe, ho pensato, avrebbe potuto vedere Nicola Lecca in questo spazio? Ma diciamo che poi ci si fa l'abitudine, no? Ad andare così a fondo nella microscopica verità dell'analisi quasi biologica dell'istante, del momento, e non ci si rende più conto di avere questa abilità. Per esempio, ci sono dei passaggi di questo libro Altrove, che poi non è altro che la raccolta di 30 reportage che in 15 anni ho scritto per Studi Cattolici, dove c'è un'ostinata proprio ricognizione di queste che sono poi le periferie del mondo, perché chi è stato alle Landeron in Svizzera, chi è stato appunto a Lochenhaus in Austria, e in questa ostinata ricognizione non c'è solo un'ostinata ricognizione delle periferie del mondo, ma anche delle periferie interiori, cioè c'è un villaggio che si chiama Gira, che sta in Ungheria e che è al confine con l'Austria. Si può attraversare il confine a piedi. E mentre ancora si doveva avere il passaporto per lasciare l'Ungheria e quindi entrare in Austria, dall'altra parte c'era un parco acquatico con i bambini ricchi, in sovrappeso, che si rifocillavano di patatine fritte, di ketchup, e 100 metri di là dal confine c'era la vispa e l'allegra creatività del bambino povero che si inventa i giochi, che si inventa la vita, che si aggrappa a ogni dettaglio, che non butta via la buccia delle mele per darla ai criceti, perché poi i criceti faranno i figli potranno essere scambiati con una matita colorata e così via. E quindi si vedeva questo contrasto agghiacciante, no? Tra il bambino che piange perché vuole l'ennesima porzione di patatine e l'altro bambino che gioca con un pulcino dall'altra parte, perché però è più felice, perché si è inventato un amico, si è inventato un gioco, non è in un parco acquatico da 30 euro a mezza giornata. E quindi c'era anche un lombrico, poi sempre al confine tra l'Austria e l'Ungheria, ma questa volta Rattersdorf, quindi dalla parte austriaca, che attraversava la pietra di confine, questa pietra quadrata dove divisa in due dal segno, la pietra bianca dove c'è la O di Österreich, quindi di Austria, e la M di Magyar Orszag, quindi di Ungheria, e l'ombrico ha attraversato la pietra e quindi ha espatriato per rendersene conto. E quindi vedere questo, vedere il lombrico che passa la cortina di ferro, no? Che entra in Ungheria, e poi riferirne, ecco, io lo chiamo un atto d'amore, perché comunque non è un invito a rallentare, a fermarsi, a osservare con amore, con cura anche per sé, ecco. Questo libro è proprio un invito proprio a rallentare, a scoprire certe forme di silenzio in questi posti che lei ci fa scoprire. Tutto è nato, Nicola Lecca, dal 2006, e quanti posti ha visitato da allora? Lei è sempre stato un grande viaggiatore, quante città ha visitato, passeggiato, assaporato? Ma fino a un certo punto le ho contate ed erano 400, poi non le ho contate più. Non è però mai stata una cosa compulsiva da collezionista, no, di francobolli, è stata una quasi una necessità, no? E poi, ecco, appunto, di visitare non solo Parigi, Stoccolma, va bene, però anche tutti quei luoghi, non so, Nagykanica in Ungheria, o questi luoghi di contrasto, oppure, non so, Visby, Forö, l'isola dove ha vissuto Bergman. Ci sono dei luoghi che sono... non posso spiegare, ti restano dentro per 20 anni, sono solo tuoi, nel senso che di tutti quelli che tu conosci nessuno li ha visti, nessuno sa neanche dove sono. E quindi viaggiare vuol dire anche uscire dall'ordinario, dalla meta, e andare un pochino più a fondo. Per esempio, la barca che mi ha portato qua è passata prima a Portofino, c'erano, non so, 300 persone a bordo, 290 sono scese a Portofino, in 10 siamo arrivati a San Fruttuoso. E questo anche racconta un po'
no, l'attrazione per ciò che è. E perché secondo lei Nicola Lecca hanno fatto scalo a Portofino e non sono andati oltre, a San Fruttuoso, a vedere quella straordinaria baia, riempirsi gli occhi di quel silenzio? Ma perché è semplice, perché loro vogliono fare la foto a Portofino per dire che sono stati lì per rendere conto, è un modo di, è una griff, come avere una borsa di Gucci o avere una, e quindi andare a Portofino, hanno stato simboli, mi faccio la foto nella piazzetta, poi dopo avrò il like, sarò appagato, potrò dimostrare di essere una persona di successo, se vado a San Fruttuoso la gente dice ma dov'è, ma perché? Non mi conviene, non è una cosa che posso sciorinare, non è una cosa Forse, che forse posso. quelli che sono andati, adesso un pochino esageriamo per rientrare anche un po' in questi racconti, quelli che sono andati a Portofino probabilmente entrerebbero in quella boutique Kitzbühel in Austria, spero di non sbagliarmi, a pagare un euro pur di entrare in quella prestigiosa boutique. Sì, questa boutique faceva pagare un euro, insomma io ho cercato di entrare, pensi che vendevano a un centinaio di euro dei cerini per il caminetto, che erano molto lunghi, no? E io sono entrato e mi dicono deve pagare un euro, dico ma perché? Dice siamo stufi della gente che entra e non compra. E io dico ma dovete rilasciarmi uno scontrino, perché voi state incassando un euro, dovete rilasciarmi uno scontrino, no, non possiamo, allora non ve lo pago, perché no, ma lei deve pagare, insomma è una situazione agghiacciante, nel senso che comunque un negozio già che vende a 98 euro un pacchetto di cerini, per quanto siano lunghi e per quanto sia bella la scatola, insomma che ti chieda addirittura un euro per il privilegio di entrare, no, in questo negozio, e però bisogna anche accorgersi poi dello stridore, no? Non posso farti lo scontrino perché non è una voce che io posso poi dichiarare, l'assurdità non è una voce dichiarabile, non posso dichiarare io ho un reddito di un euro per un'assurdità, no, ce l'ho per i cerini, ma non per l'assurdità. Però superiamo queste cose assurde e andiamo in un altro posto, a Mittenwald, dove ancora ci sono i fotoromanzi e la cartoleria, se ricordo bene, vende ancora le buste e la carta da lettera per posta aerea, che quindi sono delle cose Sì, ormai è una velina introvabili. quasi, no? È Sì, una quasi una velina velina, leggerissima. leggerissima, perché costava il grammo, no? Quindi la posta aerea doveva avere i fogli super leggeri, che non esiste più adesso la posta aerea, credo, ma comunque lì avevano quella che si chiama la rimanenza, no? La rimanenza, però la rimanenza di 50 anni fa, di 40 anni fa. E Mittenwald era un posto dove c'era, per esempio, l'imbalsamatore. Tu suonavi a un campanello e ti apriva l'imbalsamatore, tu gli portavi il tuo animale deceduto, l'animale cacciato, e lui, diciamo, per quando lo vuole, te lo imbalsamava. Quindi, insomma, era un Mittenwald e poi un posto particolare, anche questo di confine con l'Austria, e lei dirà, ma che differenza ci potrà mai essere tra gli austriaci e i tedeschi? No, c'è una grande differenza, cioè, l'austriaco è di per sé un eccentrico, lei guardi i premi Nobel austriaci, gli scrittori austriaci, Bernard, la Jelinek, guardi quelli tedeschi, no? L'austriaco è molto diverso. Io quando ho abitato a Innsbruck per tanti anni andavo appunto a Mittenwald e c'era tutto un altro modo di comportarsi, lo percepivi, ecco, non potrei, come si diceva un po' per Audrey Hepburn, I cannot point the finger at what it is, but she's very elegant. Cioè, non saprei dire esattamente perché, ma è elegantissima. E così c'è un'eccentricità negli austriaci maggiore rispetto a quella dei tedeschi. E quindi a volte sentivo proprio la necessità di paragonare. Questi posti di confine mi hanno sempre affascinato, perché c'è dopo un metro cambia tutto, no? Cambia anche impercettibilmente, però cambia. Nicola Lecca ci porta in Austria, in Svizzera, in Germania, Svezia, ovviamente l'Italia, in Grecia, in Norvegia, in Islanda, nel Regno Unito, in Francia, e il paese più est è il paese dell'Ungheria. Certo che leggere altrove con il sottotitolo L'Europa che non ti aspetti, il pensiero va veramente altrove, Nicola Lecca, no? Oltre a leggere i suoi racconti. E non possiamo pensare a quello che succede poco più in là dell'Ungheria.
Ma diciamo che i viaggi sono stati anche al di là ovviamente dell'Ungheria, però in questa raccolta, ecco, forse avrei potuto inserire Kaliningrad, di cui ho parlato di recente in un editoriale sul quotidiano Unione Sarda, proprio perché questa exclave russa che si trova tra Polonia e Lituania è una città con un territorio annesso sul mare di un milione quasi di abitanti, e non è poi così distante da Berlino e da Praga, saranno 500 km da Berlino e 300 da Praga, e questo è un frammento di Russia nel cuore dell'Europa, è un frammento di Russia molto armato, è un frammento di Russia che ha un porto militare che ho potuto visitare personalmente, sono stato ammesso nel 2000 in questo porto militare, e in pochi sanno che la Russia non è poi così lontana, ma che noi abbiamo una base militare russa molto vicina a Berlino, a Praga, che è stata poi ottenuta da Stalin come premio per aver vinto sui nazisti. Questo pezzettino di terra che quasi nessuno conosce, Kaliningrad, che poi è la vecchia Königsberg, dove c'è sepolto Kant, no? Nella cattedrale. Infatti la straordinaria Königsberg, per l'appunto, che è una memoria kantiana. Nicola Lecca, autore del libro Altrove, l'Europa che non ti aspetti. Questo viaggio però lei ce lo propone come inizio partendo dall'isola di Lesbo. Quindi è un inizio di dettagli che però ci portano lontani nel tempo, dove veramente questi muretti che lei dipinge a secco, diroccati, ragni pazienti, asini solitari, indifferenti davanti al rosso travolgente del tramonto. C'è veramente una narrativa, veramente sembra di entrare in un romanzo, e invece è lo sguardo che si adagia come una telecamera che zooma lentamente sui dettagli. Ricordo sempre nell'isola di Lesbo che c'era questo, forse l'ho scritto anche, sì, sicuramente l'ho scritto, c'era un signore lì, anziano, che evidentemente non parlava bene l'inglese, però voleva comunicare, no? E c'era un gattino che aveva soltanto un occhio gli era andato perduto, probabilmente in una lotta con un altro gatto, in uno scontro, e lui, per dirmi questo, rivolgendosi a me, disse "one eyes no", che significa "he doesn't have an eye" o così, però lui diceva "one eyes no" perché sapeva un occhio no, ecco, voleva dire non ha un occhio, e c'era questo desiderio di comunicare immenso in questa persona che voleva superare la barriera della lingua, dell'età, della geografica, perché era impietosito dal gatto. E io ho trovato bellissimo questo in Svizzera non sarebbe mai successo. Sì, Nicola Lecca, nel viaggio verso San Fruttuoso, che libro si è portato appresso? Guardi, in questo momento non ho portato nessun libro, perché sto finendo il mio prossimo romanzo che devo consegnare, che voglio consegnare a fine mese, quindi proprio non ho modo di distrarmi, e non ho portato libro proprio per non tentarmi, anche se devo dire che ho interrotto la rilettura della Montagna Incantata, che trovo uno dei più bei libri mai letti di sempre, con una precisione quasi bizantina, o vorrei dire fiamminga, di descrizioni, di sentimenti, di emozioni, di quasi un'autopsia di ogni istante che viene fatta da Thomas Mann. Quindi riprenderò la lettura della Montagna Incantata, che ho riscoperto poi in età adulta, perché da ragazzo mi era parso noioso, come del resto anche la Quinta di Mahler, da bambino l'avevo trovata insopportabile, poi me ne sono innamorato da grande. Bella l'autopsia di ogni istante, questa immagine, un'immagine che entra proprio nello scavo della parola di Thomas Mann. Grazie davvero, Nicola Lecca, del tempo che grazie ci ha dedicato, e buon viaggio davvero, buongiorno. Arrivederci.